Un saluto a voi, seguaci di All Games Italia. Io sono il vostro signor Ojo e questo è il settimo video dedicato a Before We Leave. Prima di lasciarci, l'ultima volta, avevamo visto i nostri eroici schiavetti colonizzare questa nuova isola desertica con un porto. Sono andato un po' avanti, lo scopo era quello di ottenere una fabbrica di cemento, per cui mi sono dato da fare. E vedete, ho iniziato a espandere il nostro insediamento. Ho costruito alcune case, non tantissime perché cerco di mantenermi abbastanza snello su quest'isola. Ho costruito un campo petrolifero con un paio di generatori solari. Solari, attenzione, di notte non funzionano, però stoccano l'energia durante il giorno in un'isola desertica. Penso che facciano molto bene. Poi ho creato un altro molo di qua per collegarla più rapidamente con Gwenelanai, che è da quelle parti giù in fondo oltre l'orizzonte. Ho costruito altre cose che poi vedremo, ma la cosa più importante è che siamo arrivati ad avere un centro di produzione di materie chimiche e una fabbrica di cemento. Per la fabbrica di cemento ci vuole sabbia ed ecco che sto creando per l'appunto una miniera di sabbia. Qua è tutto finito. Sto costruendo anche un paio di case in più per poter avere abbastanza popolazione. Vedete, non ho ancora iniziato a tagliare gli alberi perché sto cercando così di mantenere una parvenza di natura verde su quest'isola quasi completamente desertica. Tutto il cibo lo stiamo infatti importando dalle altre isole. E dunque è anche per questo che cerco di mantenere la popolazione abbastanza bassa. L'acqua no, l'acqua la produciamo anche perché l'acqua non si sa mai. Ecco, qui vedete, patate non abbiamo tante, speriamo arrivi presto la prossima nave. Oh, ci sono ancora degli oggettini qua. Comunque, allora andiamo a fare vedere una cosa perché stiamo entrando in quella che possiamo considerare la seconda fase di questo gioco, ovvero la fase in cui gran parte delle produzioni sono pronte e il resto è soprattutto incentrato sull'automatizzazione e quindi sulla riduzione degli uomini necessari, e delle donne anche, perché no, necessari per creare le varie cose. La prima mossa che ho fatto, oltre ad aggiungere qualche generatore qui, per esempio a vento e a sole, è stato aggiungere i tralicci dell'elettricità che trasportano per l'appunto questa fondamentale risorsa in giro per la città senza che sia necessario che i nostri omettini la trasportino tramite delle batterie portatili. Questa si crea creando un pavimentatore stradale che va in giro per la città, ovviamente su nostra indicazione, e distribuisce l'elettricità tramite, ecco, la collocazione di questi tralicci. Ho eliminato anche la centrale, come vedete, a carbone, proprio per evitare di avere questo tipo di inquinamento proprio vicino alla città. E la natura ringrazia naturalmente. Ma potrei anche distruggerla questa, vediamo se posso distruggere questo, vediamo se possiamo rimuovere il traliccio. Sì, perché comunque l'elettricità viene mantenuta così. Benissimo. Tralicci non costano molto, però bisogna farne tanti e dunque potete immaginare anche voi che a furia di costruirne si arriva a consumarne parecchia di materia prima. Perfetto, allora qui stiamo ancora aspettando che arrivino le risorse di cemento, che non dovrebbe essere ancora iniziata la produzione. Allora, trovare deserti è sempre difficile. Eccola qua. Vediamo, ecco, la produzione dovrebbe essere cominciata, in effetti. Manca sabbia, ma la stanno producendo, mancano lavoratori, dovrei costruire ancora altre case. Il cibo è arrivato, per fortuna, quindi quello è un problema in meno, ma se vedo che il cibo inizia a calare un po' troppo, allora è chiaro che inizierò a tagliare un po' di alberi qui. Purtroppo la felicità su quest'isola non sarà mai particolarmente elevata, a meno di non importare tantissima roba. Vediamo se hanno gli abiti che dovrebbero avere.
Sono sempre difficili da catturare questi gnometti. No, come ascensore, eccolo qua. Sì, ha dei vestiti, per cui abiti logori. Qui spero che vengano importati nuovi abiti presto, per migliorare la loro efficienza. Qui manca sempre popolazione, ma il cibo d'altronde scarseggia. E allora, proprio questo gioco, come abbiamo visto anche nel video precedente, ha il problema di avere le rotte commerciali sempre di difficile gestione, o meglio, che io non so gestire molto bene. Allora, vediamo dov'è. Qui nella Lai. Di cibo ne ha, però forse potrebbe produrne anche un po' di più. Comunque, portiamo a Desertia un po' di cibo, vediamo. Da Desertia, mettiamone anche un po' più di 15 magari. Mettiamone 25. Tanto a Gwenelalai c'è parecchia roba. Ecco, Desertia Porto dovrebbe avere già iniziato il trasferimento. Vediamo effettivamente se ne abbiamo a Gwenelalai. Sì, 9, perfetto. Allora inizia il trasferimento del cemento. E quindi scopo di questo video sarà completare l'ascensore spaziale e vedere di affrontare le balenone. E poi magari, chissà, trasferire i nostri uomini anche su un altro pianeta, visto che anche qui ormai abbiamo quasi completato tutto. Esplorare gli altri pianeti a questo punto diventa, credo, essenziale. Perché ci servirà per scoprire le ultime parti dello skill tree. Allora, abbiamo ancora alcune cose, tra cui i dirigibili, le strade di pietra, la musica. Potrei cercare tutto nel frattempo, anche se in realtà non ho più tantissima risorsa verde. Facciamo musica, ricerca, facciamo anche strade di pietra e poi anche i dirigibili. Consentono di costruire hangar, porti aerei e dirigibili. Quindi questo consente un trasferimento dei beni molto più rapido, suppongo, rispetto alle navi. Tra l'altro non capisco bene la costruzione navale avanzata che ha sottomarini e navi mercantili grandi, però forse per i beni che vengono prodotti in larga quantità potrebbe essere utile. Comunque, ripeto, il commercio secondo me non mi sconvolge al momento come cosa che dico, ah, che bello il commercio. È al momento un po' il collo di bottiglia di tutto quanto, oltre ai magazzini, che anche quello comunque è legato alla produzione e al commercio. Qui non arriva ancora tutto il vetro, ma ho fatto in modo che venisse trasferito. Ricerca su musica completata, e la musica dovrebbe sbloccare alcune funzioni. Per esempio, vediamo qui. Eccola qui, abbiamo questo negozio di musica, manda musicisti a rallegrare gli abitanti vicino al musicista ottengono più felicità. Quindi questa è praticamente una struttura bonus, ci permette di avere un menestrello che gironzola in città, donando felicità e allegria, allegrezza a tutta la popolazione. Quindi facciamo una strada che continua per di qua, vediamo se riusciamo. Ah, passa anche sotto i ponti, magnifico. Così andiamo a migliorare un po' anche il giro della produzione, della distribuzione anche degli esseri umani. Insomma, vediamo la musica cosa si richiede. Ah, strumenti. Strumenti però dovrebbero arrivare in teoria, perché non sarò stato così pazzo da non fargli portare strumenti. Eccoli qua, infatti, gli strumenti che arrivano. E dunque si vede che sono anche importati. Vero che stiamo importando strumenti su Desertia? Non stiamo facendo scioccherie, vero? Lo controlliamo Desertia, sì, li importiamo naturalmente, magnifico. Tra l'altro li sto importando al porto 1, potrei importarli al porto 2, perché è inutile che mi faccia tutto questo viaggio più lungo, però è anche vero che dovrei vedere se le barche, cioè le navi, corrono più veloci degli omettini oppure no, perché altrimenti non ha senso, non ha zenzo muovere le robe via nave, anche se ovviamente la nave porta più cose, per cui vabbè, i due porti sono abbastanza vicini, non sto lì a rifare tutte le vie commerciali. Ok, allora Gwenelalai ha 16, per cui possiamo anche iniziare a dirgli al nostro governatoriato di iniziare a esportarla questa cosa. Gestisci commercio, proviamo a fare rotte spaziali, no, qua non cambia nulla. Purtroppo, come vedete, secondo me questo è ancora un bug da limare. L'ho già detto, ma mi ripeto. Visualizzazione sistema, purtroppo bisogna fare questa roba lunghissima. Questo, questo,
E allora, New Pianeta Italia deve esportare cemento e portarlo di là. Perché non lo stai facendo? Caro il mio belloccio, qual è il motivo per cui non stai trasportando cemento su Old Pianeta Italia? Forse non ho abbastanza navi? Allora, questa è... Vediamo, dovrei avere una nave inattiva, in effetti, sì. Allora, riapriamo le rotte commerciali. Gestisci commercio e aggiungiamo ancora la Poseidone. Ne ho fatte tre, così, anche se poi probabilmente due sono sufficienti, ma almeno abbiamo un trasferimento più veloce. Tra l'altro qui i pianeti sono vicini e dunque non male. Il trasferimento è più rapido, ma questa è un'altra cosa da tenere in considerazione naturalmente nei viaggi spaziali. Non sono come isole ferme, a meno dei naturalmente movimenti tettonici. Ma i pianeti girano e quindi alcuni viaggi commerciali saranno più lunghi di altri. Ok, allora dove andiamo adesso? Vediamo un po' le cose nuove che abbiamo ricercato qui. Vediamo che soddisfazioni possono darci. Allora, qui stiamo ricercando le strade di pietra. Mettiamo anche un po' la velocità. Effettivamente stavo andando a velocità minima. Mi piace perché questo gioco, come vedete, siamo abbastanza avanti. Ci sono tante strutture, tanti omettini, 88 omettini. Anche sul mio sistema, che non è proprio più un campionissimo, sta comunque gestendo bene la velocità alta, mentre in altri giochi si nota abbastanza bene che la velocità crolla dopo un certo livello di complessità. Però non siamo ancora tantissimi omettini e può essere anche che la gestione naturalmente delle isole non inquadrate sia un pochino più semplice per la CPU. Ok, qui ci siamo sempre qualche tristezza qua, non capisco perché, potrei costruire un negozio di musica anche qua. E quasi quasi lo farò. Sì, costruiamo un negozio di musica anche qua. Allora, musica, musica, musica. Qua e facciamo così, negozio di music. Voilà. Dovremmo avere tutto, abbiamo legno. Dove sono? Qua. Legno strumenti. Beh, gli strumenti arriveranno, spero, perché credo proprio di importarli. Altrimenti non avrei potuto fare tutto il resto. Comunque, è arrivato anche il vetro. Vediamo se arrivano gli strumenti prima o poi. O devo controllare la rotta commerciale. Uffa. Sa che devo controllarla. Arrivano gli strumenti, vedi. Che gli strumenti di solito li faccio sempre così. Ok. Allora, qui siamo a posto. Vediamo se è stato costruito qua il negozio di musica. E vediamo la mattina quando arriverà se ci saranno appunto i menestrelli che iniziano a girare. Uno strano negozio di musica questo. Ecco qua il menestrello che gira con la sua musichetta e rallegra le persone. Cos'è in mano? Cosa soffia? Un pifferaio. Un pifferaio magico. Sentite la musichetta forse in sottofondo? La persona si sarà ben rallegrata, j'espère. Ah, la felicità è un po' calata, ma insomma. Terre selvagge gradevoli, terre selvagge molto gradevoli, musicista più. Vedete, la gente è felice con questi piccoli panem et circenses. Ricerca su dirigibili completata, perfetto. Allora, mentre il nostro cemento. Guarda, abbiamo 100 di energia in questa città. Cavolo, siamo straricchi di energia. Peccato non poterla esportare. Allora, torniamo nel nostro pianeta iniziale. Andiamo all'Origine du Monde e verifichiamo se il nostro ascensore. Eccolo qua. Sì, è arrivato il cemento, perfetto, lo stanno costruendo. Allora, procediamo a velocità massima. Ho visto che avanza ancora un quarto d'ora, direi che possiamo iniziare a pensare a fare i dirigibili. Anche solo così per sfizio, eh. Ma però i dirigibili potrei iniziare a usarli nella prossima, nel prossimo pianeta, sì. Perché ripeto, al momento tutto funziona abbastanza bene. Dovrei aumentare sicuramente. Ecco l'ascensore spaziale. Che guardate come sale. Voilà! Che potenza! Lo stanno ancora costruendo? Peccato non riuscire a vederlo bene. Ma stanno portando il cibo, guardate. Contiene 68 cibo su 1000. What? Dobbiamo riempirlo con 1000 unità di cibo? Aiuto.
Quanto ne avete di cibo? Beh, non andate a riempirlo, cioè non vorrete mica morire di fame. Fermi, cosa state facendo? State uccidendo una città. Tra l'altro, non è che sia così importante, vero? Evitare gli attacchi della balena spaziale. Allora, qui hanno molto caldo, purtroppo, su Petrolia. Allora, bisogna che vado a vedere le rotte commerciali per vedere se il nostro Sassonia gli sta portando vestiti. Sassonia gli sta portando stoffa, che non gli serve a nulla. Quindi ho sbagliato a fare, sì. Allora, diamogli vestiti buoni. Eccoli qua, abiti di qualità. Andare. Perfetto. Perché adesso a Sassonia, anche a Sassonia, ho convertito la produzione da vestiti normali a vestiti di lusso. Ok, allora vediamo un po' se clicco su energia. Guardate, ne ho tantissima da parte. Pensare che ho addirittura questo generatore chiuso, perché stava inquinando un po' troppo. Potrei addirittura chiudere questo, visto tanta energia che c'è, fare un paio di generatori a celle solari. Anche qui però mancano i vestiti. Perché mancano i vestiti? Perché manca la lana. Manca la lana che deve essere importata dal pianeta. Aiuto, dal New World, sì, da New Pianeta Italia, e quindi qua la produzione è un po' lenta. Fabbrica di tessuti automatizzata, ecco, vedete, vi dicevo appunto dell'automatizzazione. L'automatizzazione che si avvia una volta ricercate come dire, le tecnologie corrette. E naturalmente l'automazione provoca un miglioramento della produzione. Dovrei aver fatto anche l'irrigazione. Ecco, vedete, campo di patate irrigato. Allora, io sto producendo gadget, mi pare su L'Origine du Monde. E dunque, vediamo un po' dove sono i gadgetti. Eccoli qua. Vediamo se c'è la produzione. Effettivamente lo sto semplicemente importando. No, dovrebbe averci proprio la produzione qua. Vediamo overlay. Prodotti, dove stanno i prodotti? Questi forse. Prodotti, eccoli qua. Dove sono i gadget? Qua. No, eccola qua, la gadgetteria. Per cui con i gadget io posso iniziare a fare un po' dei miglioramenti che sono necessari. Nel frattempo però costruisco anche una nave coloniale per esplorare il nuovo pianeta. Il terzo pianeta. Allora, il porto, eccolo qui. Allora, costruiamo la nostra nave coloniale. Tiè. La benzina verrà importata piano piano. Iniziamo a migliorare la produzione allora dei campi. Migliora. L'irrigazione aumenta la velocità di crescita delle piante. Vai. E lo stesso qua. Siamo tutti. Tanto di gadget siamo strapieni. Ecco fatto. E lo stesso facciamo qui. Piacerebbe avere una funzione macro che me le facesse tutte queste cose. Un bel pulsantone migliora tutti i campi, o almeno tutti quelli di un tipo. Ok, abbiamo fatto questo miglioramento. Si può migliorare anche il mercato. Abbiamo bisogno di vetro, noi lo facciamo comunque, lo prepariamo così, perché il vetro prima o poi arriverà, suppongo. Vediamo, il vetro viene prodotto da Sassonia, se non erro. E quindi vediamo se la rotta commerciale fra Sassonia e l'Origine du Monde si sta portando vetro. Sì, perfetto. Devo aumentare sicuramente l'export di lana. Però al contempo vediamo, sto facendo l'export di circuiti. Se ci fosse. Non so mica se c'è una indicazione chiara. Qui, allora, per esempio, risorse e non ci sono però circuiti. Eccoli qua. Circuito voglio i gadget però io. I
gadget, eccoli qua, gli ultimi proprio. Voglio vedere un attimo. Allora, abbiamo disponibile la parte, ma non c'è scritto. No, non c'è scritto l'esportazione, mi pare. Vediamo se qua c'è qualcosa. No, boh, vabbè. E allora, sicuramente esportiamo un po' di gadget. Allora, abbiamo migliorato il mercato, perfetto. Questo produce un più oggetti di lusso. Potrei migliorarlo ancora. Avrò bisogno di stoffe per completarlo. Aumenta. Usa anche il tessuto per produrre oggetti di lusso e aumenta la produzione. Vabbè. Posso, tra l'altro, adesso che mi è arrivato il cemento, migliorare anche tutte queste case per migliorare la quantità di persone che vivono qui. Guardate l'irrigazione cosa ha fatto. Anche bella questa indicazione grafica proprio di queste botti. Orto irrigato. Vediamo se può migliorare ancora. Sembrerebbe di no. Ok, questi sono tutti irrigati. Miglioriamo anche questi. Ok. Mi perdo via naturalmente perché penso a delle cose, poi ne penso altre. E qui in effetti potrei iniziare la produzione anche di lana. Avevo detto che l'avrei fatto, poi non l'ho fatto più. Ma lo farò presto comunque. Tra l'altro anche il pane, insomma, su quest'isola c'è da costruire tutta una produzione di cibo molto importante. L'ho un po' lasciata perdere l'Origine du Monde perché naturalmente la grande novità offerta da Guenelanai e dalle sue risorse, insomma, ci hanno un po' distratto dalla nostra isola iniziale. Comunque, miglioriamo. Allora, in onore della nostra isola iniziale, miglioreremo questa casa e la faremo diventare un appartamento. Eccola qui, vedremo come diventerà. Spero migliori tutto, oppure la gente è più triste probabilmente in un appartamento. Raccolta, ok, 4 cemento arrivato, salvataggio automatico completato. Ah, qua potrei fare anche un menestrello effettivamente. Potrei piazzare da qualche parte. Tipo qua per esempio. Ma no, lo piazziamo. Allora, se faccio la strada qui. Zig zig. Ok. Piuttosto che qua. Beh, è uguale in realtà. Uff, sempre un difficile capire dove mettere cose. Beh, qua per esempio potrei fare un negozio di musica. Allora, questo negozio di musica. E lo piazziamo qua. Tiè. Ecco l'appartamento. Voilà. Che imponenza. Però genera tantissima ombra, provoca tanta oscurità che conferisce agli abitanti tristezza. Quindi gli appartamenti effettivamente generano tristezza nella nostra povera cittadella. Qui non abbiamo ancora stati. Ah, perché è una bambina, ok, quindi non ha un pensiero al mondo, come si dice. Vediamo qua se si è riempita di cibo la nostra. Siamo solo a 527 e mi fa ridere perché cosa fa la balena finora? Mangia una scuola, mangia qualche abitante, ma insomma nulla di gravissimo. La scuola la ricostruisce, gli abitanti ricrescono anche loro, quindi non vedo questa grande impellenza di andare a costruire una risorsa di cibo così elevata. E cosa gliela piazzano qui in un piatto? Ma, vabbè. Comunque abbiamo creato questa roba che sicuramente rovina la rotazione terrestre, anzi planetaria. Old pianeta italiana, ecco. E va bene, allora. Buona fede di tipo astronave coloniale è stata costruita sull'isola all'Origine du Monde e sta caricando le risorse e l'equipaggio. Ok, allora. Dove andiamo, tra l'altro? Andiamo verso il pianeta più interno o verso quello un po' più esterno? Quello più interno ci dà accesso a un achievement per cui andrò lì. Non che ci tenga tanto gli achievement, ma visto che ci siamo. E lo stesso vale per il pianeta più esterno. Questi buchi lasciati dalla balena mi lasciano sempre un po' impressionato, soprattutto quando si può vedere da una parte all'altra così. Oh, che bucone che ha lasciato! Vede che è una cosa che non ho guardato. Ah, eh sì, che aveva distrutto una scuola e mangiato anche dei bambini. Poveri bambini. Anche qua posso migliorare effettivamente le robe. Allora, iniziamo a fare un po' di export.
Gadget. All'origine del mondo a Sassonia per prima. Carica gadgetti. Eccoli qua. E ne metto 15 anche se adesso i porti in realtà posso migliorarli, per cui la quantità che contengono dovrebbe essere un po' maggiore. Allora andiamo un attimo sul porto e potremmo anche vedere migliora. Vedete, posso migliorarlo. E quindi facciamo anche questo miglioramento. Così da avere una maggiore possibilità di accumulare beni all'interno. Poi vediamo le risorse di cibo. Cibo ce n'è in abbondanza, direi. Per cui posso tranquillamente pensare di fare un altro paio di case per aumentare la popolazione. Appartamenti, beh, gli appartamenti vanno tenuti, come abbiamo visto, un attimo a freno, proprio per la tristezza che impongono alla popolazione. Ok, allora, è pronta a salpare la nostra Origin du Monde, la nostra nave spaziale. Dov'è? Dov'è? Ah no, stanno aspettando ancora che arrivi gente e mancano ancora alcune risorse. Vabbè, ci arriveranno presto. Ecco il musico. Dov'è? Ah, ma chi suona per il musico? Ma il musico, se si incontra, è più felice oppure... perché si vede che l'unica persona che non può essere allietata dalla sua musica, a meno che è il solo suonare... Ah no, vedete, musicista più, per cui si alimenta da sé la sua, la sua felicità. Beh, bene così, una specie di masturbazione musicale, se vogliamo. Si può dire masturbazione? Penso di sì, dai. Tanto siete tutti... I bambini sono tutti a letto a quest'ora. Non so che ora sia, ma immagino sia così. Perfetto, possiamo in realtà automatizzare talmente tante cose adesso che la produzione skyrocketterebbe, cioè partirebbe a razzo praticamente. E ho un po' paura, sinceramente, di rendere le produzioni assai più intense. Sicuramente la fabbrica di attrezzi. La fabbrica di attrezzi ha bisogno di miglioramenti. Dovrebbe essercene anche un'altra, non ricordo dov'è. Forse era l'unica lì. Ah no, dovrebbe essere qua su. Una miniera di ferro, anche questa può essere migliorata. L'automazione velocizza la produzione e riduce il numero di abitanti necessari, ma consuma più energia. Ma di energia, come abbiamo visto prima, siamo stracolmi. O almeno lo eravamo, non ne abbiamo solo due improvvisamente. Eccolo. Ah no, la produzione era su, era a Gwenelania. Nai. Nai. Quindi anche qui bisognerà iniziare a produrre un po' di generatori. Devo fare un campo solare, perché i generatori più stanno vicini uno con l'altro e più producono energia. Sarebbe bello poter collegare in realtà un'isoletta con i generatori solari alla nostra isola, ma non si può. Ok, partito il razzo, no, era il razzo delle, come si dice, dei mercanti. E mi sto un po' prendendo in chiacchiere, ma in realtà potrei tornare su Gwenelanai e vedere se posso fare qualche nuova ricerca. Allora, ci sono i rifugi, che però è bloccato dalla mancanza di cose. Piazza di ritrovo. Queste sono tutte cose che riescono ad aumentare la felicità. Strade decorate, insomma, abbiamo le strade. Abbiamo fatto le strade di pietra. Sì, potrei migliorare anche quelle, per esempio. Potrei migliorarle anche qui, visto che abbiamo il nostro pavimentatore stradale. Allora andiamo proprio qua. Iniziamo con le strade vicino al nostro razzo. Vedete, posso fare strada di pietra. Non credo che un miglioramento escluda l'altro. Per cui si può tranquillamente procedere così. Anche qui manca purtroppo la possibilità di fare una cosa più rapida, cioè selezionare tutte le caselle. Almeno non l'ho trovata io. Magari scrivetemi nei commenti se l'avete trovata voi. Per appunto migliorare la velocità con cui noi andiamo a modificare le strade. Allora, le strade naturalmente di pietra, guardate come schizzano i nostri omettini. Vum! Effetto fionda, praticamente. E col nostro allegro e ameno miglioratore di strade, zicche zicchete, e andiamo, procediamo con questo ammodernamento. Voilà! Però lui forse non va più veloce, o sì? Vediamo. No, mi pare vada sempre alla stessa velocità. Ok,
Ma gli omini, guardate come aumentano il ritmo molto bene, molto molto bene. Quindi sarà da lastricare tutta la città, ma questo lo farò fuori video. Ok, buona fede di tipo astronave coloniale è pronta. Magnifico. Quindi partiamo con lei, appena sarà piena di abitanti. Facciamo lancia, perfetto. E la lancio perché chiudo questo settimo video con lo sbarco su un nuovo pianeta. Per cui andiamo a visualizzazione sistema. Abbiamo la nostra buona fede e andiamo su questo nuovo terzo pianeta. Allora, dai, aumentiamo la velocità per questo viaggio spaziale. Guardate che lungo viaggio deve fare, anche perché in realtà il pianeta si sta leggermente allontanando da noi. Forse era più furbo farlo così, per intercettarlo in qualche modo, magari sfruttando anche la forza gravitazionale di New Planeta Italia. Un fronte climatico sta passando sull'isola dei Seguaci. Che fronte climatico è? Dove si vede? Dovrebbe essere umidità assente, un fronte secco sembrerebbe. Vento forte. Qua l'ho costruito il musico, eppure la gente è ancora triste. Triste, triste questa gente, ma a quanto pare l'estrattore di chip è un lavoro abbastanza, come dire, ingrato. Perfetto, torniamo un attimo nello space. E siamo in orbita. Colonizza, vai. Oh no, su un'isola desertica, cavolo. E allora, dove la piazziamo la nostra astronave? Astronave. Vabbè, la piazzeremo qui e questi diventeranno probabilmente campi. Campi, campi, campi. Cercando di risolvere un po' di questioni. Va bene, allora. Costruiamo qui la nostra astronave. Anzi, qua, qua, qua. Mi piace. Ok, sì. Vediamo un po' anche cosa c'è. Una luce in lontananza, vedete, questo achievement per aver fatto il pianeta più vicino. Qua una fabbrica di cemento distrutta, quindi ci sono degli elementi qui. Però, c'è ricerca blu, poca mi sembra. E non vedo l'ora di far partire le mie navi da esplorazione per scoprire cosa nasconde questo pianeta. Con questi mari così violacei, chissà, chissà se nasconderanno qualche mistero. Comunque, abbiamo visto abbastanza in questo video. Fatemi sapere nei commenti se volete che tagli di più. In realtà, probabilmente quei commenti li leggerò solo dopo che avrò girato i video. Ma in generale, fatemi sapere un giudizio su questa serie che sto portando, anche sul gioco, ma anche sulla serie. Se sono troppo prolisso, troppo lento, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate in generale. Detto questo, vi ricordo come sempre che sono il vostro signor Ogio e altrettanto come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Bling!